Bene, la volta scorsa abbiamo visto il concetto di insieme, l'appartenenza all'insieme, l'insieme vuoto, i sottoinsiemi propri e impropri e la rappresentazione degli insiemi, rappresentazione grafica con il tondo, con l'ovale, la rappresentazione per elencazione e per proprietà caratteristica. Giusto? Tutto chiaro su questo, per uno dei dubbi. Oggi vediamo un'altra cosa. Il titolo della puntata di oggi è Operazioni con gli insiemi. Sottotitolo: che ce ne facciamo degli insiemi? Servono perché possiamo combinarli in modi opportuni, cioè agendo con delle operazioni. Ok. La più semplice è l'unione. Abbiamo una rappresentazione grafica, prendiamo per esempio un insieme A, un insieme B, i due insiemi in generale sono diversi, ok? Per l'insieme unione C, che si indica col simbolo A, una cosa che sembra una U, B, si intende un terzo insieme formato dagli elementi che appartengono al primo oppure al secondo insieme. Questo è un no, non esclusivo. Quindi facciamo così. A è questo che ha il contorno verde, B ha il contorno rosso, C è questo indicato dal contorno giallo. Oppure se preferite, un altro modo di vederlo è l'insieme unione è formato dall'insieme che ottengo considerando gli elementi che appartengono al primo insieme uniti o tra virgolette insieme, perdonate il gioco di parole, agli elementi che appartengono all'altro insieme. Attenzione, gli elementi comuni si contano una sola volta, se ci sono. Ok? Facciamo un esempio. Supponiamo che A sia formato dalle lettere A, B, C, D, E e l'insieme B dalle lettere D, E, F, G. L'insieme unione, mi tocca cambiare, A unito a B
è formato dalle lettere A, B, C, D, E, F e G. Indicato col giallo, mi pare. Se è chiaro, allora andiamo a vedere che relazione c'è tra A unito B e B unito A. Se considero l'unione di A e B e l'unione di B e A, cambia qualcosa? Sì, no, non so. Chi è per il sì? Vox Populi, Vox Dei. Chi è per il no? Chi è per il non so? Torniamo indietro. Se io metto insieme le lettere di A e di B e ottengo questo insieme, cambia qualcosa se parto prima da B e poi unisco A, oppure considero A e poi ci aggiungo la lettera di B? No. Ergo, l'unione è un'operazione commutativa. Cioè l'ordine degli operandi non cambia. Il risultato è lo stesso. È lo stesso insieme. Ok? Se io prendo gli studenti della classe X e gli studenti della classe Y e li metto insieme, che cominci prima a prendere qui della X o prima qui della Y, il risultato sarà sempre lo stesso insieme delle due classi unite. Giusto? Perfetto. Questo in matematica, in gergo, si dice che l'operazione è commutativa. Non cambia se cambio l'ordine delle operazioni. Non tutte le operazioni sono commutative. Questa qua. Ok? Altra proprietà. Prendo un insieme A qualsiasi e lo unisco con l'insieme vuoto. Posso farlo? Sì, certo. E ottengo A. Qualunque sia A. Ovviamente. Funziona cambiando l'ordine. Questa è un'altra proprietà dell'insieme vuoto e dell'unione. Quando ho un'operazione, okay, tra due operandi e qualunque sia l'operando A, l'unione o operazione con l'insieme vuoto lascia inalterato A, dico che questo elemento è un elemento neutro rispetto a quella operazione, cioè povero non fa niente. Insieme vuoto è elemento neutro per l'unione. Ok?
Bene, fatemi pensare se c'è qualcos'altro da dire sull'unione. Un'altra proprietà dell'unione, stavo dimenticando, è questa. E se ho tre insiemi, ABC, e voglio unirli, come posso fare? Beh, l'unione è un'operazione binaria, cioè agisce su due operandi. Non è che fosse A e poi metto il simbolo dell'unione B e poi il simbolo dell'unione C? Sì, proprio l'unione è binaria, cioè agisce su due. Devo dire come devo comportarmi se ne ho tre. Di fatto, se unisco i primi due, cosa ottengo? Ottengo questo insieme. Si unisce al terzo. Ok? Dopodiché quello che ottengo da questo posso unirlo a C e ottengo questo. Posso fare il procedimento cominciando da B e C. E poi unirci A. Ottengo prima il segno di B e C e poi ottengo il segno A. Di fatto è identico. Ops, pardon. Quindi posso considerare qualunque delle tre coppie formabili, unire quelle due a quella coppia e poi unire il risultato al terzo. Quando questo accade, tutto chiaro? Se ho un'operazione che ha questa proprietà, un'operazione, ripeto, che abbia questa proprietà si chiama associativa. L'operazione binaria agisce su due operandi, ma posso eseguirla, se ne ho tre o di tre, nel modo che preferisco. Non mi ha visto il perché. Ok? Non è chiaro? Sì. Sì, bene. Hai detto questo? Vediamo un'altra operazione. Ci sono domande? L'intersezione. Prendo i soldi due insieme, A e B. A, B, C, D, E. Quindi prima. D. C, D. Ok, per l'intersezione
intendo un terzo insieme espresso come A intersecato a B, questa volta la U è rovesciata, formato dagli elementi comuni. Quelli che appartengono sia al primo che al secondo insieme, se ci sono. Se considero gli elementi comuni ad A e B oppure a B ed A, ottengo due insiemi diversi. Gode della proprietà che si chiama proprietà commutativa. L'intersezione A è un elemento neutro. Se faccio un insieme vuoto intersecato ad A, cosa ottengo? Gli elementi di A e B. E quali sono? Non ci sono, cioè? L'insieme vuoto, privo di qualsiasi tipo di elemento, è l'insieme A, non hanno niente in comune, proprio perché l'insieme il primo è vuoto. Questa operazione non ha elemento neutro. Ok? Qualunque sia A, se lo interessa un po' insieme vuoto, non ottengo nessun elemento. Esempio, A, gli studenti della classe, e insieme vuoto, per esempio, gli studenti nati su Marte. Gli studenti della classe nati su Marte, quanti ce ne sono? Nessuno. Sono tre insiemi. A intersecato a B è rappresentato da questa parte. La parte comune tra il tondo A e il tondo B. Poi questa parte posso intersecarla a C e ottengo la parte di questo ellissoide che è più comune con C, è solo questa. Ok?
tuttavia posso anche fare prima per esempio B intersecato a C e ottengo questa parte gialla B intersecata a C. Se poi interseco questa parte con A, la parte gialla comune ad A, quindi comune alla zona verde di prima, riottengo la parte rossa. Ergo, anche qui posso operare cambiando le coppie uguale a questa distribuzione. Tutto chiaro? Domanda? Questo è A. Insieme a A è fatto così. Non so cosa c'è dentro, ma mi importa poco. Non fa niente. Poi so che c'è un insieme B che non conosco, però so che A unito a B mi dà ancora A. Come è fatto B? Potrebbe essere insieme vuoto, ma più in generale insieme vuoto è un caso molto speciale. È necessario che sia vuoto affinché questa sia vera. Che offre di più? Forse non abbia elementi in comune. Prego. Cioè, non ha... Tu proponi un B fatto così? No. Questo non ha elementi in comune con A. Ma in questo caso è falsa questa. Perché un A in lui due non ottengo A, ottengo qualcosa di più di A. Quindi questo non funziona. Allora, questi elementi, insomma, quello che ha detto lui... Non è necessario. È una possibilità, ma non è necessario. Forse A è sotto insieme di B. Certo. A, cioè il contrario, B è sotto insieme di A. B è un sottoinsieme, eventualmente improprio, di A. E gli includo tutto, includo l'insieme vuoto e anche A stesso. Se vale questa, necessariamente vale questa. Perché? Perché se metto insieme gli elementi di A e di B, riottengo quelli di A. Questo significa che quello che c'era qua dentro era già qua. Se no avrei avuto un insieme diverso da tutti e due. Tutto chiaro? A insieme della classe X, B insieme delle femmine della classe. Se unisco gli studenti di tutta la classe al sottoinsieme delle femmine della classe, riottengo la classe intera. Ok? Altro esercizio. A, B, non so cos'è, anzi, scusate, mi trovo ancora questa.
Adesso ho l'intersezione tra A e B che è di nuovo A. Una comunione. Come è fatto lì? Rispetto a quello di prima. Prima avevamo che A unito a B era A. Okay, quindi B sta tutto dentro A. Non ho sentito una parola di quello che hai detto. Ti ripeti per cortesia? A sta dentro B. A? Sta dentro B. Certo. E la loro parte comune è A. A è tutto insieme eventualmente improprio di B. Perché? Scrivere questo significa che B e A hanno in comune tutto A. Quindi necessariamente A è tutto contenuto in B. Può essere che in B ci sia qualcosa che in A non c'è, ma sicuramente non il contrario. Ciò che è in A necessariamente è anche in B. Tutto chiaro? Molto bene. Detto questo, ci sono proprietà miste che coinvolgono entrambe le operazioni. Proviamo. Cercando B e C, cosa ottengo? Beh, seguiamo l'operazione delle parentesi. Prima si fa la parentesi, B intersecato a C e ottengo la zona verde che risulta C, B, la loro parte comune è questa. Ok? E questa la unisco ad A. Questa è la parte intersecata. C, poi facciamo in rosso unione con A, quindi questa parte quello che c'è qua dentro e A unito a B intersecato a C. Ok, vi propongo un giochetto. Il nostro A, il nostro B e il nostro C. Proviamo. Fare così. Facciamo A unito a B. Grazie. Riesco a finire. A unito a B e lo coloriamo di giallo. Ok? E ottengo questa parte. Che risulta? Poi A unito a C, che questa la facciamo verde, e ottengo molto simile a prima
però con C. Vedete il contorno verde? E qui viene il velo, se interseco i due, e questo è il disegno in rosso, il contorno verde e il contorno giallo hanno in comune Eureka, direbbe anche un libro. È proprio la stessa di prima. Di conseguenza vale questa proprietà. A unito a B intersecato a C, posso scriverlo anche come A unito a B intersecato ad A. Proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione. A caso, per esercizio, provate con questo procedimento a ottenere se vale scambiando unione e intersezione. Sì, adesso ci fermiamo. Sta per suonare, ci fermiamo qua. Grazie.